Come fa una donna a trasformarsi in una seduttrice? Beh, intanto deve agire su diversi piani, deve avere la capacità di agire, interagire con la parte emotiva dell'uomo che gli interessa. E per interagire con la parte emotiva dell'uomo che gli interessa deve comunicare a livello non verbale. Quindi il nostro corpo comunica emozioni. E deve trasferire emozioni, quindi se vuoi trasferire emozioni libidiche, diciamo, di coinvolgimento su un piano fisico, devono prima essere nella tua testa, quindi devi iniziare a pensare in modo erotico a te stessa, in modo tale da produrre, diciamo, inconsapevolmente feromoni, diciamo così, in modo tale che questo tuo erotismo venga naturalmente trasmesso alla persona che ti interessa, che lo percepisce. Cioè i nostri pensieri, ciò che noi crediamo di essere, non passano inosservati, vengono automaticamente, inconsciamente trasferiti alla persona che ci interessa. E questa è la prima fase, che deve essere ovviamente supportata poi dal movimento del corpo, perché l'attrazione non è prodotta dal corpo in sé, da un valore estetico del corpo, ma dal movimento che il corpo riesce a produrre. E una volta che abbiamo imparato, una donna ha imparato a muoversi in un certo modo, ad apparire, ad essere bella, sexy, vaporosa e profumata e con movimenti che trasferiscono anche questa intenzione, naturalmente, diciamo, diventerà una catalizzatrice, naturalmente diventerà una seduttrice in grado di attrarre. Ma la seduzione non si esaurisce qua, devi unire anche la possibilità di coinvolgere emotivamente. Per fare questo devi prima creare un'intesa tra te e la parte emotiva della persona che ti interessa, cogliendo le sue esigenze non verbali, le sue esigenze emozionali, e andando ad amplificarle attraverso il tuo comportamento, mettendo in atto qualche piccola trasgressione. Dopodiché dovrai avere la sensibilità di creare un negoziato con la sua parte emotiva. Che cos'è il negoziato? Beh, il negoziato è uno scambio tra ciò che tu vuoi ottenere da questa persona, fidanzarti, sposarti, che ne so, farti invitare a cena, quello che è, in cambio delle emozioni che riuscirai a far vivere a questa persona. Quindi questa persona sentirà l'esigenza di soddisfare quelle che sono le tue richieste, che neanche tanto manifeste, ma che indirettamente gli hai fatto percepire, proprio per non perdersi la possibilità delle emozioni che tu gli farai vivere. E quindi una volta che noti che questa persona si mette a complementare, cioè inizia a soddisfare le tue esigenze, dovrai ovviamente erogarle un servizio emotivo per onorare, per così dire, il negoziato che è stato impostato. Quindi le renderai un servizio emotivo facendole vivere al top, al massimo, le emozioni di cui questa persona ha necessità, che potrebbero anche essere emozioni legate all'abbandono, alla perdita, a un pizzico di disistima o quello che è. E in questo modo, diciamo, mettendo in atto istintivamente questi comportamenti, allenandoti quindi per apprendere, diciamo, a mettere in atto questi comportamenti in modo naturale e spontaneo, ti trasformerai da donna normale in seduttrice. Bene, ti do appuntamento al prossimo video, ti invito a seguirmi sul blog http://www.seduzionevip.com. Ciao!